Sono Gianfranco Andriola, vi tengo compagnia per i primi minuti di questo webinar. Faccio una brevissima introduzione. Siete stati puntualissimi, siete 67 in questo momento. Penso ci fossero 200 erotti iscritti al webinar di oggi, quindi ci fa particolarmente piacere che questa nuova iniziativa dedicata alla partecipazione pubblica riscuota interesse verso gli utenti che di solito frequentano i nostri webinar. Ringrazio tutti per la puntualità, per il buongiorno che ci state mandando via chat. Nessuno. Ah, Stefania, mi ricordo che ci sono 264 iscritti in questo momento, quindi magari tengo qualche minuto in più giusto per dare modo a chi ancora si sta prendendo il caffè di raggiungerci in aula. E vi dicevo, il primo webinar in cui proviamo a raccontare, come facciamo di solito, le iniziative che portiamo avanti come Formez, in questo caso è un'iniziativa congiunta Dipartimento Funzione Pubblica e Dipartimento per le Riforme Istituzionali. Il tema è quello della partecipazione pubblica, della partecipazione pubblica online. E abbiamo pensato potesse essere utile innanzitutto raccontarlo, dare modo a chi si sta avvicinando, magari anche per la prima volta, ai temi della partecipazione pubblica, del governo aperto, che sono, come dire, ambiti tematici che ci piace frequentare spesso. E volevamo provare con il webinar di oggi a introdurre una consultazione in particolare, e con i webinar che arriveranno di qui alla prossima settimana, magari dopo ve ne parlo meglio in maniera più puntuale, l'intera iniziativa di partecipazione, l'intera iniziativa di piattaforma partecipa. Io a questo punto inizierei lentamente a raccontarvi una prima introduzione del progetto partecipa e dell'ambito su cui ci muoviamo, cioè sulla consultazione pubblica su trasparenza e anticorruzione, dandovi appunto un minimo di introduzione rispetto al tema, cioè siamo dalle parti degli obblighi di pubblicazione, siamo dalle parti delle misure a supporto della trasparenza e dell'anticorruzione. C'è stata una produzione normativa che negli ultimi anni si è un po' sovrapposta l'una all'altra, c'è cioè un po' di confusione. Il tentativo di questa consultazione è appunto quello di provare a ragionare insieme a voi, insieme a tutti gli utenti che hanno voglia di partecipare a questa consultazione, come migliorare le cose. Di fatto il Dipartimento della Funzione Pubblica si chiede e chiede alle persone all'esterno, in perfetta logica di governo aperto, in perfetta logica di politiche di ascolto, di coinvolgimento degli stakeholder rispetto a una tematica particolare che è quella appunto della lotta alla corruzione e della trasparenza, quindi di dare una mano, di dare un punto di vista. E in particolare, come vi dicevo, lo strumento utilizzato è quello della partecipazione pubblica, cioè la possibilità che soggetti esterni alla pubblica amministrazione diventi con no, categoria vocale, categoria che può portare i propri contributi, che può portare i propri punti di vista rispetto a una tematica, peraltro anche piuttosto tecnica, quella della trasparenza e dell'anticorruzione in questo caso, di farlo attraverso un percorso di partecipazione, quindi dandoci delle regole condivise, ed è più o meno quello di cui abbiamo voglia di raccontarvi oggi, cioè provare a capire come ci siamo immaginati questo percorso di partecipazione che prevede alcuni step, ve li racconteremo meglio più avanti, e quindi provare a capitalizzare quelli che saranno i contributi degli utenti, cioè tutte le persone che avranno voglia di dedicare tempo, impegno e professionalità a esprimere il proprio punto di vista attraverso i propri contributi a questa consultazione. Tutti questi contributi verranno elaborati alla fine, vi racconteremo meglio come più avanti nel corso di questo webinar, per dare una prima base di conoscenza a chi poi dovrà rimettere mano alla produzione normativa rispetto a questi temi. La piattaforma che abbiamo scelto di utilizzare è Partecipa, risponde all'indirizzo partecipa.gov.it, è quella che vedete in questa slide. Di fatto ve ne parlo meglio durante il mio intervento più avanti, però di fatto è una piattaforma che appunto è stata pensata, sviluppata e resa disponibile proprio per permettere alle pubbliche amministrazioni di attivare percorsi di partecipazione strutturata rispetto alle tematiche più varie. È una piattaforma utilizzata a livello nazionale e internazionale, è stata la piattaforma scelta dal governo italiano
per promuovere iniziative di partecipazione ed è anche la piattaforma utilizzata, ad esempio, dal Comune di Barcellona, che da tempo sviluppa su questo software, è la piattaforma utilizzata dal governo francese, dalla municipalità di Pamplona, da Helsinki, insomma, è una piattaforma molto utilizzata a livello internazionale e in qualche modo ringrazio Agostino per il link puntualissimo in chat. Quello è l'indirizzo della piattaforma del governo italiano e il software su cui gira, ripeto, è un software open source che si chiama appunto Desidim, poi avrò modo di parlarvene un po' meglio. Qualcos'altro da dire? In realtà, rispetto alla piattaforma in generale, oggi in questo webinar, con l'aiuto di Daniele Bolognino che è qui accanto a me, ci concentriamo su questa consultazione in particolare, quindi se siete arrivati sull'home page che vi ha appena segnalato Agostino in chat, è il terzo riquadro, cioè quindi la terza consultazione. In sequenza, la terza consultazione è partita pochi giorni fa e appunto l'ambito è quello della trasparenza e dell'anticorruzione. Questa è l'home page dedicata all'interno della piattaforma partecipa, perché potete immaginarlo come una sorta di contenitore di percorso di consultazione. Ne sono partiti quattro, li presenteremo nel corso di questi giorni, adesso vi racconto meglio quali sono gli appuntamenti, però questa è l'home page dedicata alla consultazione su trasparenza e anticorruzione. Oggi ve la raccontiamo in due, come vi dicevo, io tengo qualche minuto giusto per dare modo a tutti gli altri di arrivare. In questo momento avete superato abbondantemente i 100 partecipanti, e ripeto una cosa che ci fa particolarmente piacere e torno a ringraziarvi. Subito dopo di me c'è l'intervento di Daniela Bonignino che è qui accanto a me, che vi racconta il tema della consultazione, vi fa un approfondimento su quelle che sono le tematiche affrontate e poi abbiamo ritenuto utile, proprio perché siamo all'inizio ed è un po', come dire, la prima volta che ci confrontiamo noi e abbiamo modo di coinvolgere gli utenti su una piattaforma che di fatto per l'Italia è insomma, la prima volta che a cui viene data una visibilità così grande, la prima volta che viene raccontata agli utenti. Abbiamo pensato di dedicare la seconda parte di questo webinar, ci sarò di nuovo io, che vi racconto come inviare i vostri contributi all'interno della consultazione. Passo dopo passo avremo modo di vedere un attimo quella che è la piattaforma, quella che è la scelta tecnologica che abbiamo fatto per arrivare a definire questa piattaforma e non un'altra per questi progetti, e poi vedremo un attimo come caricare i propri contributi e come verranno valorizzati alla fine. Vi ricordo sin d'ora che in logica di perfetta partecipazione non esitate a porre domande a me o a Daniela nel corso delle nostre esposizioni, lo potete fare usando la chat attraverso cui ci avete dato il vostro buongiorno finora e per qualunque cosa noi, come dire, catturiamo le domande dalla chat e poi proviamo a rispondere a conclusione dei nostri interventi. Vi ricordo che, come da tradizione, i nostri webinar sono registrati integralmente, verranno resi disponibili certamente sulla pagina di EventPA, la stessa pagina a cui vi siete iscritti, è il link che vedete in questo momento in chat. Cioè, aspettate che c'è qualcosa che sta muovendo, no? Ecco qui, questa è la pagina di EventPA che vi dicevo, da cui vi siete iscritti e su cui caricheremo integralmente sia la registrazione integrale di questo webinar, quindi banalmente sarà un video embeddato da YouTube che troverete in questa pagina, sia le slide che state vedendo in questo momento e che utilizzeremo nel corso di questo webinar. È esattamente la pagina che vi ha appena messo Stefania in chat. Ho da dirvi giusto qualche altra cosa, come vi accennavo, sono percorsi di partecipazione, ma abbiamo pensato di affiancare percorsi di partecipazione ai percorsi di narrazione delle consultazioni che stanno partendo. In realtà, proprio domani, cioè il 12 di dicembre, allo stesso orario di oggi, dalle 12 alle 13, c'è Stefano Pizzicannelli e Silvia Paparo, che rispettivamente sono dirigente per la funzione pubblica e per il Dipartimento di Riforme Istituzionali, che negli ultimi mesi hanno appunto accompagnato la nascita, lo sviluppo, la localizzazione e la promozione di questa piattaforma, quindi davvero chi meglio di loro può raccontarvi com'è che funziona. E successivamente Andrea Floria e Carolina Raiola vi racconteranno in un webinar del 13 di dicembre, quindi dopodomani, sempre allo stesso orario dalle 12 alle 13,
Le linee guida sulla consultazione pubblica. Di fatto il Dipartimento della Funzione Pubblica, il Dipartimento di Riforme Istituzionali ha immaginato l'intervento sul tema della partecipazione su più livelli. La piattaforma Partecipi è uno di questi, è uno strumento operativo. Accanto c'è una piattaforma, un'ulteriore piattaforma di aggregazione della consultazione online che si chiama consultazioni.gov.it e infine uno strumento che in qualche modo allineasse tutte le amministrazioni pubbliche verso un obiettivo comune, verso una sequenza di temi comuni rispetto al tema della partecipazione. E qui veniamo appunto alle linee guida che verranno presentate il 13 di dicembre da Carolina Andrea e nella migliore logica di partecipazione le stesse linee guida sulla partecipazione vengono messe in consultazione, quindi gli utenti possono contribuire a migliorarle, possono contribuire a darci i loro punti di vista. Io credo che come introduzione, credo di avervi raccontato più o meno tutto. Voi siete arrivati ad essere 120, quindi direi che più o meno più della metà, quasi la metà degli utenti si sono iscritti. Posso provare a lanciare la consultazione, la presentazione di Daniela che dovrebbe partire in questo momento. Ok, ricordo a Daniela che puoi muoverla da questi tasti. E le Perfetto. passo, Daniela è qui accanto a me, quindi semplicemente le passo la parola spostando il nostro PC. La vedete qui. Ok. Sì. A Buongiorno a te. tutti, vi ringrazio per essere così numerosi a questa nostra prima iniziativa in tema di consultazione pubblica. Come sapete, la partecipazione è un tema molto caro al Ministro per la Pubblica Amministrazione e proprio per avviare un percorso condiviso su un tema importante come quello della trasparenza e della prevenzione del fenomeno corruttivo, il Ministro per la Pubblica Amministrazione ha deciso di avviare una consultazione pubblica che vedrà un percorso dunque partecipato su una pluralità di temi. È infatti noto in qualche modo che il tema della prevenzione del fenomeno corruttivo e della trasparenza è un percorso che il nostro legislatore ha già dal 2012 avviato per riallacciare un circolo virtuoso nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. E tuttavia, dopo una serie di anni di percorso applicativo di questo quadro normativo e anche alla luce degli interventi della giurisprudenza della Corte Costituzionale, prima di tutto su alcuni temi nevralgici della normativa in tema di trasparenza, in tema di prevenzione del fenomeno corruttivo, è per il Ministro della Pubblica Amministrazione importante riflettere sul quadro applicativo che ne deriva e dunque sull'opportunità e sulla possibilità di effettuare degli interventi di cesellatura per il miglioramento del quadro normativo e quindi per dare una maggiore efficienza e valorizzare l'etica all'interno delle pubbliche amministrazioni e non solo. Come vedete, noi all'interno di questa consultazione pubblica abbiamo immaginato due grandi macroaree: quello della trasparenza e quello della prevenzione del fenomeno corruttivo. In tema di trasparenza, l'idea è dunque, accedendo alla consultazione pubblica, voi vedrete una serie di macroaree. Le macroaree che ci sono sembrate di maggior interesse da sottoporvi sono innanzitutto quello dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa. E quindi qui stiamo parlando del percorso di partecipazione che riguarda il decreto 33 del 2013, il cosiddetto testo unico della trasparenza. I rapporti e il coordinamento tra le tre tipologie di accesso presenti attualmente all'interno del nostro quadro normativo, gli interventi che riguardano il procedimento di accesso civico. E dunque su questo vedremo, andando adesso ad approfondire questi macro temi, anche i punti di intersezione con il procedimento che riguarda il grande tema della privacy. La macro area dei temi che riguardano gli obblighi di pubblicazione puntuali su amministrazione trasparente. E, come già vi preannunciavo, i rapporti importantissimi che sussistono tra trasparenza e privacy. Andiamo un attimo nel dettaglio.
Per quel che riguarda l'ambito soggettivo di applicazione, sapete meglio di me, questa è una consultazione che si rivolge agli stakeholder a 360 gradi, ma che vede impegnato anche un ambito di soggetti come i responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che noi ci auspichiamo partecipino numerosi anche per la loro esperienza concreta e applicativa di questo quadro normativo, e l'articolo 2 bis è il frutto di un percorso che ha visto il legislatore impegnato a più riprese nel ridisegnare l'ambito soggettivo di applicazione della normativa in tema di trasparenza. E dunque, sostanzialmente, destinatari della norma noi abbiamo, lo sapete meglio di me, le amministrazioni pubbliche in senso proprio, quindi facciamo riferimento ai soggetti di cui all'articolo 1,2 del decreto 165 del 2001, gli enti pubblici non economici, gli ordini professionali, le società in controllo pubblico, nonché associazioni e fondazioni e gli enti di diritto privato comunque denominati. Da questo punto di vista, la scelta del legislatore è stata quella di individuare come indici di riferimento per questo ultimo ambito di soggetti il valore di bilancio, il finanziamento in modo maggioritario, nonché il potere di nomina dei componenti dell'organo di amministrazione o di indirizzo. Altro versante, dunque, si applica ovviamente in maniera differenziata. Come ben sapete, il tema della trasparenza, le società a partecipazione pubblica, nonché le associazioni, le fondazioni e gli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con dei differenti parametri in tema di bilancio e in tema di esercizio di funzioni amministrative, di attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche e di gestione dei servizi pubblici. Ora, il quadro è un quadro composito, è un quadro che in qualche modo si è stratificato e modificato nel tempo, e dunque per noi è importante comprendere se secondo voi ci sono degli spazi per ottimizzare, migliorare, razionalizzare questo ambito soggettivo di applicazione e in particolare, come potete vedere accedendo alla consultazione pubblica, ci interessa anche comprendere se siano in qualche modo adeguati i parametri per l'individuazione dei soggetti come le associazioni, fondazioni ed enti di diritto privato. In più ci serve sapere, e questo è un aspetto, come vi dicevo, che sottoponiamo in consultazione, se l'impianto definitorio, in qualche modo lo sapete, c'è un percorso che vede accomunati una serie di disposizioni, la legge 190 del 2012, il decreto 33, il decreto 39, tutti e due del 2013, e c'è un quadro definitorio complesso e in alcuni casi non coincidente. Per cui ci serve comprendere attraverso questa consultazione pubblica se, secondo la vostra esperienza, questo percorso definitorio, differenziato e non sia adeguato o se possa trovare dei punti di razionalizzazione e di miglioramento. Sempre in tema di trasparenza, è per noi importante comprendere quali siano le vostre opinioni relativamente ai rapporti, nonché al coordinamento tra le tre tipologie di accesso attualmente presenti all'interno del nostro quadro normativo. Abbiamo infatti, come voi sapete benissimo, l'accesso documentale, l'accesso civico e il cosiddetto accesso civico generalizzato, entrambi questi due presenti a vario titolo all'interno dell'articolo 5 del decreto 33 del 2013. Sul piano teorico sono fattispecie ben distinte, perché l'accesso documentale configura dunque il diritto di accedere ed estrarre copie del soggetto interessato che vanti tuttavia un interesse diretto, concreto ed attuale, quindi con un collegamento specifico al documento per cui richiede l'accesso. L'accesso civico, semplice, è invece caratterizzato dal diritto di accedere ai documenti, alle informazioni e ai dati per cui l'amministrazione ha un obbligo di pubblicare su amministrazione trasparente. E dunque, in qualche modo, il legislatore, sin dall'inizio, lo ha configurato come fosse un rimedio alla mancata pubblicazione.
L'accesso civico generalizzato invece rappresenta un po' il cosiddetto FOIA all'italiana e quindi ha come razio di fondo quello di favorire forme diffuse di controllo, sull'utilizzo delle risorse pubbliche e quindi per permettere, come dice chiaramente la normativa, la promozione di partecipazione al dibattito pubblico e quindi configurato come un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridiche rilevanti. E in qualche modo la necessità di distinguerlo dall'accesso documentale ha visto impegnata anche l'ANAC nella predisposizione di linee guida ad hoc. Faccio riferimento non da ultimo alle linee guida 1309 del 2016. Si profila tuttavia un percorso probabilmente che se da un punto di vista teorico sembra ben distinto, poi anche alla luce dell'evoluzione giurisprudenziale probabilmente richiede un perfezionamento e quindi ci chiediamo e vi chiediamo se queste tre forme di accesso civico possano e debbano essere razionalizzate. È un aspetto importante che ci preme mettere a fuoco e anche quello sulla distinzione che fa capo a quelli che sono i limiti dell'accesso, perché i limiti dell'accesso civico generalizzato e i limiti dell'accesso documentale in qualche modo, lo sapete bene, possono sembrare come configurati in un rapporto di continenza. Ed ecco perché anche all'interno di questa slide voi li vedete come due cerchi che si sovrappongono, sia pure in parte. Sapete meglio di me come l'accesso civico generalizzato preveda tra i limiti il segreto di Stato e gli altri divieti di accesso stabiliti dalla legge e gli interessi pubblici specifici o gli interessi privati specifici. Nel primo caso il legislatore li ha immaginati come una eccezione assoluta all'accesso e dunque conseguentemente l'amministrazione negherà l'accesso ai dati. Nell'altro caso, ossia a fronte di interessi pubblici specifici o interessi privati specifici, la norma definisce un'eccezione relativa e quindi in questo caso l'amministrazione deve fare un'attività che è quella che ben conosce di bilanciamento degli interessi parimenti tutelati. Quindi ci chiediamo e vi chiediamo, immaginando che questo è un sottoquesito nell'ambito della macroarea rapporti e coordinamento tra le tipologie di accesso, quindi le due tipologie di quesiti le trovate in un'unica pagina e vi suggeriamo ecco, di rispondere tenendo conto che sono temi assolutamente connessi per la razionalizzazione di queste tre tipologie di accesso presenti all'interno del nostro ordinamento. Altro tema importante per la efficienza del procedimento di accesso civico, in questo caso generalizzato, è tener conto di quello che è l'iter del procedimento, perché abbiamo una serie di temi che sottoponiamo alla vostra attenzione. Primo tra tutti, con riferimento alla fase di iniziativa, sapete meglio di me che il quadro normativo prevede alternativamente tre possibili destinatari della richiesta di accesso. Anche in qualche modo nel percorso di predisposizione delle norme c'erano stati una serie di input anche dal Consiglio di Stato sulla necessità di perfezionare e quindi razionalizzare questo quadro normativo. Nella vostra esperienza vi chiediamo se questa tripartizione, perché come sapete l'accesso può essere fatto alternativamente all'ufficio che detiene i dati, all'ufficio relazioni con il pubblico o altro ufficio indicato sulla sezione amministrazione trasparente di ciascun soggetto che è tenuto ad applicare il decreto 33 del 2013. Quindi vi chiediamo se in qualche modo questa tripartizione ritenete che sia necessaria o che debba essere razionalizzata. Fate conto, vedete che sempre a margine voi trovate l'indicazione di criticità e proposte all'interno del nostro
percorso partecipato, abbiamo immaginato sia dei quesiti specifici nell'ambito della macroarea e una risposta di tipo aperto, poi lo vedrete con Gianfranco in maniera più approfondita. Tuttavia, la ratio da utilizzare nella partecipazione è da una parte quella di individuare le criticità alla luce di quanto si chiede, ma ovviamente anche laddove ne riteniate presenti delle altre, abbiamo il quesito aperto. Ma non è solo additare ciò che non va, ma immaginare in questo percorso partecipato quelle che sono le proposte per il miglioramento, e questo è assolutamente fondamentale. L'altra tematica è quella delle richieste di accesso massivo. Le richieste di accesso massivo ci sono note all'interno delle amministrazioni pubbliche, ci sono noti gli interventi dell'ANAC come circolari e linee guida circolari da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica. È quindi necessario, secondo noi, valutare se inserire dei feedback specifici all'interno del quadro normativo. Ancora importante la valutazione con riferimento a quello che è il rapporto e il dialogo con i controinteressati, e quindi un percorso che vi chiediamo sia con riferimento alla definizione del quadro normativo su individuazione e comunicazione, sia con riferimento a quello che è l'opposizione nonché la richiesta di riesame. Ultimo, ma non ultimo, proprio con riferimento al diniego totale o parziale dell'accesso, sapete che c'è un percorso che vede impegnati una pluralità di soggetti: il responsabile di prevenzione della corruzione, il giudice amministrativo o il difensore civico. È un coinvolgimento che è alternativo o consecutivo, e quindi anche da questo punto di vista ci serve comprendere se riteniate che il procedimento sia efficacemente delineato, anche tenendo in considerazione quello che è il percorso che già il legislatore segue all'interno della 241 del 90, o se sia possibile ottimizzarlo. E ancora, un'altra macroarea di consultazione è quella dedicata ad amministrazione trasparente. Perché? Il legislatore e questo ministro immagina amministrazione trasparente come la casa di vetro delle pubbliche amministrazioni. Dunque, una costruzione efficiente di amministrazione trasparente riallaccia il circolo virtuoso nel rapporto tra cittadini e amministrazione, e in qualche modo fa anche asciugare le richieste di accesso civico generalizzato. E tuttavia, all'interno della costruzione di amministrazione trasparente sono presenti una serie di disposizioni che sono state toccate da pronunce anche della Corte Costituzionale. In alcuni casi una serie di obblighi sono probabilmente ridondanti. Noti una serie di previsioni in base alle quali il medesimo dato viene chiesto più volte in più sezioni e con formati differenti. Quindi vi chiediamo se ed in che termini, con riferimento specifico a ciascuno dei capi, perché ci ricordiamo che c'è un capo dedicato all'organizzazione e attività delle pubbliche amministrazioni, uno dedicato all'uso delle risorse pubbliche, uno dedicato alle prestazioni offerte e ai servizi erogati e un altro dedicato ai settori speciali. Quindi, singolarmente, vi chiediamo in particolare l'articolo da ottimizzare per migliorare la casa di vetro delle amministrazioni pubbliche. Ultimo, ma non ultimo, il grande tema dei rapporti tra trasparenza e privacy. Questo è un tema molto importante perché si tratta di principi costituzionali parimenti tutelati all'interno del nostro quadro normativo, e dunque vi chiediamo se ci siano all'interno del decreto 33 degli adeguati spazi di coordinamento o se debbano essere implementati, modificati, migliorati, e ovviamente anche in questo caso in che direzione ritenete opportuno che bisogni andare. Ancora,
L'altra area a cui è dedicata la nostra consultazione pubblica è quella che riguarda la prevenzione del fenomeno corruttivo. Qui, primo tra tutti, il grande tema delle misure di prevenzione. È noto infatti che nella predisposizione del piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza si individua un livello di esposizione a un rischio corruttivo e si procede poi attraverso il trattamento del rischio all'applicazione di misure che sono tese da una parte a neutralizzare o in alcuni casi, ovviamente più realisticamente, a ridurre un rischio specifico corruttivo. E abbiamo qui una serie di misure. Noi le abbiamo individuate sinteticamente all'interno di questa slide con quello che è il percorso che si è stratificato e che trovate, che ben conoscete, all'interno dei piani nazionali anticorruzione dell'ANAC. Su alcune misure è noto che ci siano una serie di difficoltà di tipo applicativo. Penso per esempio alla rotazione. Non a caso nelle amministrazioni di piccole dimensioni, di tipo locale, il legislatore è già intervenuto nel 2016 e in altri casi in qualche modo è intervenuto per migliorare l'istituto, penso alla tutela del dipendente che segnala l'illecito, il legislatore è specificamente intervenuto per il miglioramento del quadro normativo. E tuttavia è un pacchetto di misure che incide sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e non solo, e è per noi fondamentale comprendere, secondo gli stakeholder, in particolare secondo i responsabili di prevenzione della corruzione e della trasparenza, come abbiano funzionato, se ci sono degli elementi che in maniera macroscopica fanno propendere per un malfunzionamento e una necessità di intervento specifico per il loro miglioramento. Dunque, vi chiediamo su questo aspetto una partecipazione che sia molto ragionata e selettiva. Ancora, sapete bene, sapete meglio di me, che la strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo all'interno delle amministrazioni, degli enti, è una strategia di tipo corale. Per questo parliamo di task force della prevenzione. Il responsabile della prevenzione non è e non può essere considerato un uomo solo al comando. Non a caso il legislatore è all'interno dei piani nazionali anticorruzione. È presente un numero importante di soggetti che sono di supporto al responsabile della prevenzione. Primi tra tutti i referenti, i dirigenti che operano nell'area di rischio, l'OIV, l'Ufficio per i procedimenti disciplinari, il responsabile dell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti. Ora, tu primo tra tutti, ovviamente, il vertice politico. Da questo punto di vista, chiediamo il vostro punto di vista sulla efficacia del quadro normativo, sulla definizione del ruolo e delle responsabilità dei soggetti che compongono la task force della prevenzione. Quindi, se debba essere delineato un ulteriore bilanciamento, in che termini, in quale direzione? Anche perché in qualche modo delineare adeguatamente compiti e responsabilità permette un adeguato monitoraggio e una definizione puntuale che possa poi andare anche a riverberarsi sugli elementi premiali nella crescita dell'amministrazione che opera non solo in chiave efficientistica, ma anche in chiave etica. Ultimo, ma non ultimo, il tema del coinvolgimento degli stakeholder. Questo perché, lo abbiamo detto in apertura di questo webinar, la scelta del legislatore italiano è stata quella di immaginare la normativa di trasparenza e di prevenzione del fenomeno corruttivo non in chiave punitiva, ma assolutamente in una chiave di lettura positiva, cioè per far emergere quanto di buono c'è all'interno delle amministrazioni pubbliche e degli enti. Ci ricordiamo tutti che è un tema noto, quello che purtroppo fa
più rumore un solo caso di mala amministrazione che non 99 casi di ottima amministrazione. E quindi bisogna aprire l'amministrazione alla cittadinanza e immaginare, come il legislatore ha voluto, un percorso che sia inclusivo, quindi riallacciando il circolo virtuoso nel rapporto tra cittadini e pubblica amministrazione. Ed è per questo che l'ultimo quesito è proprio quello sull'adeguatezza del coinvolgimento degli stakeholder nella strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo delle singole amministrazioni e dei singoli enti. È una riflessione che vi chiediamo, è anche quello un percorso partecipato ad un livello distinto e diverso, ma è un percorso partecipato probabilmente importante. È probabilmente da rafforzare, sviluppare, ma su questo per noi è fondamentale comprendere il vostro punto di vista. Grazie mille Daniela, io riprendo la parola per la seconda parte del webinar dove appunto vediamo insieme la consultazione che trovate al link che vedete qui nella slide di Daniela. Aspettate, datemi solo un istante che carico la mia presentazione, dovrebbe essere questa qui. Perfetto. E come avrete capito, il freddo romano ha zoppato entrambi, siamo tutti e due raffreddatissimi dai nostri toni di voce un po' nasali. E, dicevamo, abbiamo immaginato questo webinar in due parti, quindi Daniela ha più o meno introdotto quello che è l'ambito tematico su cui ci muoviamo a proposito di questa consultazione. Adesso andiamo a vedere un po' più da vicino lo strumento. Ve lo accennavo all'inizio durante l'introduzione, dal momento che è la prima volta che parliamo di partecipa della piattaforma partecipa in un webinar, io provo a fare una rapidissima introduzione rispetto alla piattaforma più in generale, poi ci focalizziamo sulla consultazione trasparenza e anticorruzione, che è quella che vedete in questa slide, e poi in conclusione molto rapida con una sorta, immaginiamolo come una sorta di piccolissimo tutorial su come fare a inserire i propri contributi all'interno della piattaforma. La piattaforma partecipa, ve la accennavo all'inizio, è questo oggetto qui, una piattaforma online, un contenitore di uno strumento di partecipazione che a sua volta è immaginato come una sorta di contenitore di percorsi di partecipazione. La piattaforma è stata lanciata da poco e, come vi accennavo sempre nell'introduzione, abbiamo deciso, dopo un ragionamento piuttosto esteso, dopo un monitoraggio di vari software che più o meno svolgevano lo stesso mestiere, di orientarci appunto verso la piattaforma dei SIDIM. È una piattaforma open source, quindi a disposizione di chiunque, di qualunque pubblica amministrazione, è utilizzata a livello internazionale sia dal governo italiano che in questo momento dal governo francese, in particolare il ETALAB, che è una sorta di team, potete immaginare una sorta di team digitale del governo francese, sta utilizzando questa piattaforma per sviluppare percorsi partecipativi, ma è estremamente diffusa soprattutto a livello comunale. La municipalità di Barcellona, che sviluppa il software, la utilizza da anni, fra l'altro in maniera molto massiva, con grande successo, ci sono iniziative estremamente partecipate. Lo fa il comune di Helsinki, lo fa il comune di Pamplona, lo fanno molte città spagnole, lo fanno molte città e credo anche un governo sudamericano. Adesso non ricordo bene, però sulla piattaforma, sul sito dei SIDIM, su questo sito che vi mostro qui, ci trovate tutte le informazioni di dettaglio. Ci siamo orientati verso i SIDIM per una serie di ragioni. La prima, ed è stata la nostra preoccupazione iniziale, è che fosse innanzitutto uno strumento comodo per gli utenti. Quando dico comodo intendo uno strumento facile da utilizzare, in questo caso ci è sembrato che a partire dal layout grafico della piattaforma fosse in qualche maniera molto accattivante, molto gradevole da navigare, che insomma, non è una cosa da poco. Scala molto bene sui cellulari, è molto facile da utilizzare anche su device che non sono PC. Ha un sistema di notifica integrato, ha un sistema di coinvolgimento degli utenti attraverso una serie di funzioni che ci sem sono sembrate estremamente utili per sviluppare percorsi partecipativi. Sul
Su questo faccio un brevissimo inciso, siamo perfettamente consapevoli che la partecipazione non sia una cosa dovuta da parte dei cittadini, nel senso che la pubblica amministrazione deve fare in modo di creare le condizioni per cui agevoli la partecipazione, per cui quando un utente torna a casa la sera e decide di sottrarre mezz'ora ad altro, che può essere guardare un film, cucinare qualcosa di buono, giocare con i propri figli, decide di togliere del tempo per dedicarlo al bene comune, per dedicarlo a creare valore pubblico attraverso una consultazione. Quindi era molto importante per noi fare in modo che questa piattaforma in qualche maniera facilitasse questo processo e di Sitim ci pare che lo svolga bene. Altra ragione per cui abbiamo deciso di utilizzare questa piattaforma è perché è estremamente comoda anche per noi, come sviluppatori di processi partecipativi, è una piattaforma modulare che consente di sviluppare percorsi partecipativi sviluppati in vari step. Adesso vedremo a proposito della consultazione trasparenza e anticorruzione, però è un discorso estendibile a qualunque processo partecipativo attivato sulla piattaforma. Il lancio è avvenuto la settimana scorsa, peraltro proprio qui a Piazza Uidoni, da cui si svolge questo webinar oggi, il 12 dicembre. Tre ministri, cioè il ministro D'Incà, il ministro Dadone e Riccardo Fraccaro, hanno presentato questa piattaforma in sala stampa, quindi di fatto è stata lanciata. Quella che vedete accanto a Fraccaro è Laura Manconi, che per il Formez segue questo progetto e che oggi in qualche maniera si è affacciata a quest'aula. Vi dicevo che come vi accennavo all'inizio, è un progetto congiunto, quindi sono due ministeri che in questo caso si sono spesi, si sono attivati, hanno portato avanti una politica dedicata alla partecipazione pubblica, in questo caso chiaramente sotto il cappello della Presidenza del Consiglio dei Ministri, e il Dipartimento della Funzione Pubblica, che ci ospita oggi fisicamente per questo webinar, e il Dipartimento per le Riforme Istituzionali. In realtà il tema della partecipazione pubblica è affrontato non solo come iniziativa a sé, ma fa parte di un quadro più organico, più ampio, e il riferimento in questo caso è a Open Government in Italia, in particolare al quarto piano d'azione per l'open government. Sapete che OGP, Open Government in Italia, funziona per piani d'azione che si sviluppano su periodi di 2 anni. L'attuale piano d'azione, che è il quarto, ha una serie di iniziative, in realtà sono 10 azioni puntuali dedicate ai temi più disparati, peraltro molti ritornano anche su questo tema, sul tema della trasparenza e dell'anticorruzione, e in particolare c'è un'azione che è l'azione 4 di supporto alla partecipazione. Quindi le iniziative che sono questa piattaforma, il sito aggregatore consultazioni.gov e le linee guida fanno parte di un disegno più ampio, di un disegno più organico incassato dentro la politica di Open Government Partnership. Su questa pagina trovate quella che è l'azione specifica del Dipartimento della Funzione Pubblica, ma anche di tutti gli altri enti che collaborano verso la messa a terra delle politiche contenute all'interno del quadro strategico di OGP. E quindi potete avere quante più informazioni in più su quella che è questa azione e in generale quelle che sono le azioni dedicate a questo tema. L'ambito, lo dicevamo prima, è chiaramente quello dell'open government. Ci muoviamo tra la trasparenza, la partecipazione e la collaborazione con altri soggetti. Peraltro, molte delle cose che vi raccontava Daniele un attimo fa, ad esempio il tema della trasparenza proattiva, cioè quanto più le pubbliche amministrazioni espongono informazioni, tanto meno faranno fatica a dover rispondere a richieste di accesso puntuali da parte dei cittadini. Quanto più la casa della pubblica amministrazione ha le pareti vetrate ed è visibile anche dall'esterno, tanto meglio la percezione di buona riuscita delle politiche pubbliche e di democrazia allargata e di trasparenza funziona da parte di tutti e quindi abilita la possibilità di partecipare e di collaborare. Ripeto, il tema di base, almeno il taglio tematico, metodologico che ci precede da questa iniziativa è certamente quello del governo aperto. Tutte queste cose però ve le raccontano molto meglio di come sto facendo io in questo momento. Domani Stefano Pizzicannella e Silvia Paparo, ve lo accennavo all'inizio, che si sono occupati rispettivamente per il Dipartimento della Funzione Pubblica e per il Dipartimento di Riforme Istituzionali del tema della partecipazione e delle iniziative legate a queste tre iniziative, quindi il portale Partecipa, il portale aggregatore consultazioni.it e le linee guida. Quindi per maggiori informazioni, come dire, vi rimando al webinar di domani.
Veniamo un po' più nel dettaglio alla consultazione che affrontiamo oggi, la consultazione pubblica su trasparenza e anticorruzione. L'home page della consultazione è questa qui. Quindi su questa pagina potete avere qualunque informazione riguardi il contesto in cui ci muoviamo, quelli che sono gli obiettivi, l'ambizione che questa consultazione vuole avere, cioè quella di raccogliere dei riferimenti puntuali su questi due temi. E più in generale questo è il link puntuale, dovrebbe essere attivo, sì, se ci cliccate su questa slide dovrebbe funzionare. Vi dicevo, è una delle quattro consultazioni che è partita con la prima partenza della piattaforma. In realtà la consultazione è un processo partecipativo, si sviluppa in tre fasi diverse. È partita la scorsa settimana la fase informativa in cui mettiamo questi testi disponibili sulla piattaforma e rendiamo possibile a chiunque la navigazione e l'approfondimento tematico dei singoli, degli otto macrotemi che vengono affrontati dalla consultazione. C'è una seconda fase che è quella più interattiva, quella di raccolta dei contributi degli utenti, che è quella che stiamo vivendo in questo momento, e c'è un'ultima fase di restituzione dei risultati. Considerate che l'attuale fase si è aperta la settimana scorsa e si conclude il 15 di gennaio, quindi di fatto c'è ancora un mesetto più che abbondante per inserire i propri contributi e valorizzare questo percorso partecipativo. Chi può partecipare? Lo raccontava Daniela prima. Abbiamo immaginato tre diverse categorie di utenti, in maniera tale da poter trattare i contributi di questi tre cluster di utenti in maniera diversa. Chiaramente sono fonti differenti di contributi, e quindi è opportuno e utile capitalizzare i contributi che arrivano da queste tre distinte categorie in maniera diversa. Chiaramente i responsabili per la prevenzione, la corruzione e della trasparenza sono, come dire, i soggetti più consapevoli dei temi che stiamo affrontando in questa consultazione, quindi c'è un interesse particolare sia da parte loro a comunicare quelli che sono i loro punti di vista, sia da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica nell'analizzare quello che sono eventuali criticità e proposte su questi temi. L'altra categoria di utenti sono le istituzioni. Qualunque pubblica amministrazione ha a che fare con la normativa in tema di trasparenza e anticorruzione può dare degli spunti interessanti. E infine, chiaramente, ci interessa quelli che abbiamo chiamato stakeholder, il punto di vista di quelli che abbiamo chiamato stakeholder, cioè soggetti in maniera più allargata, che possono essere cittadini, imprese, associazioni di categoria, insomma chiunque abbia da dire, abbia interesse a farsi coinvolgere da questa consultazione e dare il proprio punto di vista su questi temi. Le finalità ve le ha raccontate bene Daniele un attimo fa, insomma, è avere quello che è un punto di vista esterno rispetto al tema della trasparenza e dell'anticorruzione, di farlo attraverso un processo partecipativo, quindi da un lato la pubblica amministrazione si impegna ad allestire un percorso di consultazione pubblica e ad ascoltare in maniera puntuale tutti quelli che sono i punti di vista dei soggetti esterni. Dall'altro, la stessa funzione pubblica, in questo caso l'amministrazione che promuove questa consultazione, si impegna a leggere e analizzare tutto il patrimonio informativo che verrà sviluppato attraverso questo processo partecipativo e usarlo come spunto per poi migliorare l'attuale legislazione su questi temi. Verrà dato conto dei risultati chiaramente a conclusione del percorso partecipativo, quindi tutto quello che ci verrà comunicato attraverso questa consultazione verrà analizzato da esperti, da tecnici del Dipartimento della Funzione Pubblica e verrà formalizzato in un report a disposizione di tutti che racconta che racconta come è andata la consultazione. Come fare a partecipare? Quindi proviamo un attimo a vedere, come vi accennavo prima, una sorta di rapidissimo tutorial per provare a capire insieme come si inviano i propri contributi. Abbiamo pensato potesse essere utile, soprattutto in questa fase di lancio della piattaforma e soprattutto in una fase in cui per la prima volta proponiamo agli utenti questa modalità di collaborazione attraverso una piattaforma strutturata. Ne approfitto per fare un brevissimo inciso e dirvi che in questo momento sulla stessa piattaforma si sta svolgendo un'altra consultazione che aiutaci a costruire Partecipa, cioè un percorso partecipativo in cui gli utenti possono dirci banalmente
possono darci le loro opinioni su come funziona la piattaforma Partecipa, che per noi che la stiamo sviluppando in questo momento sono estremamente preziose. Abbiamo immaginato per la partenza, ma anche più avanti, dei percorsi partecipativi che ci aiutano a capire quanto efficace è la piattaforma, come sta funzionando, e quindi ne approfitto anche per promuovere e lanciare questa ulteriore consultazione. Però in questo momento, tornando sulla consultazione pubblica su trasparenza e anticorruzione, vediamo un attimo come può funzionare. Io ho immaginato appunto una sorta di tutorial, una sorta di percorso per capire insieme come inviare i propri contributi, e chiaramente la prima fase è quella informativa. Fase informativa intendo mettere tutti gli utenti nella condizione di capire quelle che sono le tematiche affrontate da questa consultazione, quella di approfondire i singoli temi per poi poter avere un'opinione più consapevole nel momento in cui si trasferisce il proprio contributo. La fase informativa per sistematizzazione, ma è assolutamente un modo per raccontarla, può avvenire su due livelli differenti. Da un lato, nell'home page della consultazione avete tutto una sorta di pagina, un paio di cartelle abbondanti che raccontano qual è l'obiettivo di questa consultazione, qual è il contesto in cui ci muoviamo, quali sono i soggetti che possono partecipare, qual è la sequenza temporale e via discorrendo. E infine, per ognuno degli 8 macrotemi individuati da questa consultazione, avete una pagina del tutto simile a questa. Per fare lo screenshot l'ho un po' tagliata, però insomma è tutto disponibile online. In questo caso vediamo la pagina dedicata ai soggetti, e soggetti a cui si applica il decreto trasparenza. Quindi vedete, per ognuna di queste pagine ha un capitoletto dedicato all'inquadramento tematico. Più in basso ci sono dei link puntuali al sito di normativa per andare a approfondire la normativa in questo momento vigente, e quindi poter capire quelli che sono gli 8, cioè quali sono gli ambiti e quali sono gli approfondimenti declinati in 8 macrotemi differenti. Una volta che un utente ha avuto modo di comprendere quello che è il percorso, quelli che sono gli obiettivi e quelli che sono gli ambiti tematici della piattaforma, quindi si è dato, della consultazione, quindi si è avuto un'idea piuttosto solida rispetto a quelle che sono, quello che può essere il proprio punto di vista, il proprio contributo rispetto ai temi evidenziati, c'è la seconda fase ideale di questo tutorial di partecipazione sul consultazione trasparenza e anticorruzione, cioè il caricamento dei propri contributi sulla piattaforma. In questo caso è indispensabile su questa consultazione, e lo sarà su qualunque altra consultazione che si svolge su Partecipa, per avere un momento interattivo è indispensabile loggarsi, cioè è indispensabile fare un account. In questo caso ci possono essere due distinte possibilità: da un lato qualcuno che già ha un account sulla piattaforma e si vuole loggare, e quindi lo può fare da questa pagina che trova in alto sul banner, sulla testata della piattaforma, tutto a destra, che è la pagina accedi. Anche qui, brevissimo inciso, ci siamo organizzati per consentire l'accesso a Partecipa anche attraverso le credenziali Speed. In questo momento siamo in fase di collaudo, però tra questa settimana e la prossima dovremmo abilitare anche la possibilità degli utenti di loggarsi con il proprio account Speed, oppure decidere di loggarsi con un qualunque mail, un qualunque profilo già fatto. In questo caso è indispensabile affrontare la pagina di registrazione, è molto lieve, molto rapida, serve giusto caricare le informazioni basiche indispensabili a descrivere un utente, a creare un profilo, ed è certamente indispensabile accettare i termini e condizioni d'uso per poter creare un account e quindi poter essere considerati effettivamente parte della comunità di Partecipa. Ne approfitto per dirvi che chiaramente il tema della privacy su questioni di questo tipo viene fuori sempre. La piattaforma è perfettamente compatibile al GDPR. La stessa piattaforma è stata sviluppata in un percorso collaborativo a sua volta con il garante della privacy, quindi tutta una serie di accorgimenti che trovate sulla piattaforma sono frutto anche delle discussioni fatte insieme ai massimi esperti di privacy nazionali. Quindi abbiamo cercato di tenere conto davvero di massima attenzione per la privacy degli utenti che decidono di partecipare alle consultazioni. Una volta che si è loggati, lo intuite perché in alto, sempre a destra, sul banner della piattaforma, e quindi sul testata della piattaforma, e quindi su qualunque pagina, comparirà il nome utente dell'utente che si è registrato, in questo caso il mio nome e cognome. E quindi di qui in poi è possibile interagire con questa consultazione e con qualunque altra consultazione presente sul sito.
Per le singole pagine di consultazione che potete vedere in questa slide, di fatto potete immaginarle su due blocchi. Ogni macrotema ha sostanzialmente due blocchi: un blocco informativo, che è quello che vedevamo prima, in cui viene descritto l'ambito, e un secondo blocco che potete immaginare come una sorta di questionario, in cui qualunque utente può caricare i propri contributi attraverso il tasto invia, inviarli e quindi condividerli anche con noi. Piccolo inciso, piccolo punto di attenzione: come vi dicevo, in questo caso, per questa consultazione in particolare, una cosa che non avviene su altro, che potrebbe venire su altre consultazioni ancora, ci interessava dare un minimo di identità ai singoli contributi e quindi trovate all'inizio di ogni singola macro tema. Trovate una domanda rapidissima a cui si risponde in un istante, in cui chiediamo all'utente che decide di partecipare di identificarsi, di attribuirsi una di queste tre categorie, cioè se è un responsabile della prevenzione della corruzione, un dipendente pubblico oppure un singolo cittadino, un'impresa, un'associazione di categoria, e di inserire la propria mail nel proprio campo. Questo ci dà modo di comprendere nel momento in cui serve esclusivamente a far capire a noi come elaborare quel contributo e come sistematizzarlo rispetto agli altri contributi che arriveranno su questa consultazione. Anzi, ne approfitto per dirvi e per ringraziare magari qualcuno di voi che già una decina di utenti hanno iniziato a partecipare a questa consultazione, quindi ci fa particolarmente piacere che gli utenti siano, come dire, più avanti rispetto alla promozione stessa della consultazione che oggi per la prima volta viene presentata. C'è stato un grande sforzo da parte di Daniela nel sistematizzare le domande in maniera più puntuale possibile, lo dicevamo all'inizio e torno a ripeterlo ogni volta che ne ho occasione, per noi è importante chiedere nella maniera più educata possibile il contributo agli utenti e cercare di far risparmiare quanto più tempo possibile a chi vuole dare il proprio contributo. Quindi Daniela ha fatto uno sforzo di sistematizzazione su quelle che potevano essere i quesiti puntuali da chiedere agli utenti, quindi troverete delle finestre di questo tipo in cui poter caricare i propri contributi. Vi chiediamo uno sforzo di sintesi, cioè di stare sotto le 1000 battute, perché immaginate quanto poi possa essere anche faticosa e puntuale la fase di analisi di tutti i contributi. Quindi uno sforzo di sintesi da parte di tutti è una cosa che ci aiuta particolarmente nella fase di analisi dei contributi che arriveranno. E una volta compilate tutte le varie parti, le varie domande che vengono poste a conclusione, cioè come sviluppo di ogni singola area tematica, c'è domanda più ampia sulle proposte che ogni utente può caricare sulla piattaforma, magari domande che a noi non sono venute in mente, magari punti interessanti che comunque gli utenti hanno evidenziato e quindi possono caricarlo in questo campo. E infine, indispensabile per poter inviare il proprio contributo, accettare i termini di servizio, i termini e condizioni d'uso di questo singolo questionario e cliccare sul tasto invia che trasferisce a noi le informazioni caricate. La navigazione tra gli 8 ambiti tematici può avvenire sostanzialmente in due modi: da un lato quei tab che vedete sotto la testata della consultazione, cioè in questo caso i soggetti, forme d'accesso, iter d'accesso, amministrazione trasparente e poi andando avanti, cioè vi portano alle pagine dei singoli macrotemi, oppure la navigazione può avvenire dall'home page cliccando sui link che vedete sempre nella prima pagina di home page. Insomma, abbiamo immaginato due diverse modalità per guidarvi all'interno degli 8 macrotemi. Lo dicevamo all'inizio, c'è tempo un mese ampio, cioè la consultazione, quindi la possibilità di inviare i propri contributi si è aperta la scorsa settimana e sarà possibile per qualunque utente farlo fino al 15 di gennaio 2020. A quel punto si concluderà la seconda fase di questa consultazione che segue a quelle informative, appunto la fase di invio dei contributi, e si aprirà la fase di analisi delle proposte che arrivano, quindi la fase di esiti, la fase finale. La fase di esiti avviene attraverso una sistematizzazione di quelli che sono tutti i contributi che gli utenti invieranno nel prossimo mese. Quindi gli esperti del Dipartimento della Funzione Pubblica avranno modo di analizzare
i contributi arrivati, quindi sistematizzarli, offrire dei testi che aiutino la lettura di quelli che sono i punti di vista esterni alla pubblica amministrazione rispetto al tema della trasparenza e dell'anticorruzione. Abbiamo immaginato che potesse essere utile raccontare l'andamento di questa consultazione in due modi differenti: da un lato, appunto, un'analisi dei contributi, e dall'altro, dare un minimo di dimensione anche per una questione di trasparenza e di accountability della consultazione stessa, quindi capire quante persone hanno partecipato, come l'hanno fatto, cioè, insomma, un po' di numeri, un po' di grafici, un po' di infografiche per rendere più chiara anche la lettura di questo documento. Per qualunque utente abbia deciso di partecipare a questa consultazione, può tranquillamente lasciar trascorrere il tempo una volta che ha inserito i contributi, perché sarà nostra cura inviare una mail a tutte le persone che hanno partecipato a questa consultazione in maniera tale da recapitarvi in posta elettronica sull'indirizzo mail su cui vi siete registrati il report finale, raccontarvi quello che è stato l'andamento della consultazione e dirvi chiramente poi come i singoli contributi prezzi. I contributi che arrivano da parte degli utenti verranno utilizzati ai fini della discussione sulla normativa. Detto questo, io penso potrei avviarmi alla conclusione. Il nostro conto alla rovescia, che noi non vedete, ma nel back-end della piattaforma, ci dice che manca un minuto alla fine di questo webinar. Da parte mia e da parte di Daniela, che sta qui, vi ringraziamo per aver deciso di partecipare a questo webinar. Vi ringraziamo sin d'ora, ringraziamo sin d'ora tutte le persone che vorranno dedicare il proprio tempo, la propria professionalità, le proprie energie, la propria creatività a partecipare a questa consultazione. Non mi resta che dirvi che domani e dopodomani ci sono due webinar, sempre sul tema della partecipazione, sempre dedicati alla piattaforma Partecipa. Vi potete scrivere esattamente così come avete fatto per questo webinar dalla piattaforma Eventi PA, a quel punto esattamente identico oggi, insomma, l'account ce l'avete già, basta cliccare sul tasto iscrivimi e potete sapere un po' di più di come sta andando questa iniziativa di partecipazione. Grazie, buona giornata a tutti, allora. Grazie ancora, arrivederci e io mi avvio alla conclusione. Grazie a tutti, a presto!